convochiamo tutte le scuole per fare il punto della situazione, in particolare per quanto riguarda il comune sull'edilizia scolastica. Già negli ultimi mesi abbiamo fatto numerosi interventi, in particolare sulle aree esterne, abbiamo riadattato e risistemato molte delle aree gioco delle nostre scuole, abbiamo lavorato sugli impianti sportivi attinenti alle scuole, proprio come è accaduto su Matassino, e proseguiremo con una serie di lavori concentrati in particolare sull'efficientamento energetico. Stiamo cambiando tutti i corpi illuminanti attraverso i LED, che ci permetteranno di risparmiare sull'illuminazione delle strutture pubbliche, ma stiamo anche lavorando sul cambio di tutti gli infissi. Partiremo al più presto con Ponte agli Stolli, è una scuola storica del nostro territorio, una scuola dell'infanzia che ospita tanti bambini, e andremo lì a trasformare la scuola in una scuola più efficiente dal punto di vista energetico, cambiando tutti gli infissi appunto e rendendoli sicuramente più efficienti, e quindi coibentando la scuola e rendendola più calda nell'inverno. Questo è una parte dei lavori che faremo sulle manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici, che vanno a sommarsi a quelli già fatti nel 2015. In 2 anni riusciamo ad investire quasi 1 milione di euro solo sugli edifici scolastici, proprio grazie anche a quei fondi che arrivano per la fusione. Quindi è un lavoro molto importante che ci serve anche a fare interventi sulla struttura per migliorarla anche dal punto di vista sismico. Quindi un lavoro lungo che faremo con una programmazione costante per migliorare la vita dei bambini, che sono tantissimi. Noi abbiamo nelle nostre scuole più di 3.000 bambini che ogni giorno sono in un luogo che deve essere assolutamente accogliente.